Benvenuti, eccoci qua il 19 di luglio in diretta, Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Questa cavalcata, come dico, estiva di accompagnamento per tutta quest'estate di educazione finanziaria. Abbiamo avuto imprese, abbiamo avuto professionisti, professori universitari, avremo per tutto fino al 5 di agosto queste persone di altissimo livello. Ripeto, è un programma di divulgazione, no di sollecitazione del risparmio, ma di divulgazione di cultura e di educazione finanziaria. Ho il piacere di avere ospite da remoto, ma è qui come se fosse qua con noi, un amico, un grande professionista, Maurizio Monti, editore. Benvenuto Maurizio. Buongiorno a te Maurizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere qua con noi, ed economicamente, di aver accettato l'invito, perché ritengo che questa puntata sia molto, 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 molto importante per quanto tutto quello che concerne la divulgazione in ambito, adesso dirò la parola, trading, ecco, l'ho detta, la parola è già nell'aria, siamo in diretta sul canale Sky 810 in streaming su www.welltv.eu, anche sulla pagina Facebook della TV, WellTV Channel, siamo in diretta. Maurizio, ho detto la parola, trading, però prima vorrei presentarti, ho messo nel sottopancia Maurizio Monti, editore, ma è riduttivo perché sei un grandissimo formatore. Da quanti anni sei nell'ambito dell'educazione e della cultura finanziaria, Maurizio? Da 40 anni, per l'esattezza, perché ho introdotto il mio primo trade il 29 aprile del 1982. All'epoca si faceva per telefono, ovviamente, non c'erano gli strumenti elettronici che ci sono oggi. E quindi il 29 aprile scorso, il 29 aprile del 2022, ho fatto esattamente 40 anni di esperienza sui mercati, di trading. E, 40 giorni, non 4 giorni, ma 40 anni. Quindi 40 anni, sì, esatto. E 40 anni, ti posso dire questo aneddoto. Ho fatto di recente una conferenza in una delle nostre fiere tipiche del settore, a Rimini, nella sala che era piuttosto gremita, che mi ascoltava. L'IT Trading, cos'era l'IT Trading a Rimini, no? Di solito si chiama? L'ITF di Rimini, che è una tradizione di diffusione di cultura finanziaria del trading che avviene ogni anno, in genere in estate, all'inizio dell'estate, in giugno. E una volta era in maggio, adesso è in giugno. Di fronte alla sala ho chiesto chi è che ha vissuto il 2008, no? 2008 è stato l'anno della grande crisi finanziaria. Bene, in una sala gremita hanno alzato le mani in tre. E questo significa che il mercato è un grande tritacarne se non lo si sa affrontare in modo adeguato. E tu, che sei un educatore e un cultore dell'educazione finanziaria e auspichi una maggiore diffusione della cultura finanziaria, questo dato dovrebbe farti pensare, come fa a pensare me, come fa a pensare il pubblico, che bisogna affrontare il mercato con la dovuta cultura, con la dovuta conoscenza. Questo è il nostro ruolo sul mercato. E da 40 anni io cerco di fare questo, anche se chiaramente non ho cominciato a far formazione il giorno dopo del 29 aprile 1982, ho accumulato dell'esperienza. Dopo i primi 10 anni in Italia mi sono trasferito in Svizzera perché era un bacino molto più accogliente per il trading. In Italia era veramente una cultura di frontiera, in Svizzera ho trovato un bacino di accoglienza diverso e da allora opero dalla Svizzera con il mio Istituto Svizzero della Borsa, che è una iniziativa editoriale nata nel 2006 e che poi ha dato origine a tanti altri portali di educazione finanziaria, di cultura finanziaria e di magazines che abbiamo diffuso anche in Italia. Traders Magazine è un esempio, Investors è un altro esempio, sono due magazine di diffusione di cultura e i nostri portali hanno come obiettivo la propagazione di cultura finanziaria e di educazione finanziaria nell'area più vasta possibile. In questo momento noi abbiamo... La regia ti sta facendo vedere, grazie regia, il tuo sito, eccolo qua, così chi volesse può già prendere nota e andare a vedere il tuo sito. Vediamo qua anche con la tua firma in fondo, con la tua storia,
Però hai detto due cose importanti, moltissimo. Studiare la storia, le radici, è importante studiare la storia, ma anche la storia finanziaria, per non commettere gli stessi errori, o studiare cosa è successo per essere qui ed ora e presente oggi, giusto Maurizio? Studiare la cultura e la storia recente. Assolutamente, ma io sono stato uno dei pochi che ha visto a computer il crollo del 1987. In Europa non eravamo in molti a poterlo vedere a computer. Io avevo un impianto che costò all'epoca, pensa, 53 milioni di lire dell'epoca, no, non era poco, aveva una parabola sul tetto che captava i segnali che mi mandava il satellite di General Electric. Questo mi permetteva di vedere il mercato americano con 3 minuti di ritardo, perché il satellite ci metteva comunque un po' di tempo per elaborare i dati che erano a pacchetto, non erano in push, non erano in tempo reale come oggi. L'attuale HFI, non è l'attuale HFI, High Trading Frequency, non era quello. Non era esattamente questo. E su un computer che occupava metà scrivania come dimensione, uno schermo con i fosfori verdi, forse qualcuno se lo ricorda, io vidi il crollo del 1987. Fu un qualche cosa che mi insegnò moltissimo, rimase nella storia, perché è stato il più grande crollo in un solo giorno. La borsa americana perse il 22% in un giorno, non avvenne mai più, grazie al cielo. E i primi responsabili furono i computer di questo disastro, o meglio, gli uomini che manovravano i computer, ovviamente. Computer che diedero ordini di vendita, ordini di selling alla disperata, perché il mercato scendeva e non fecero altro che accelerare la discesa del mercato. A quel tempo anche gli exchange, anche le borse valori, non avevano molte protezioni rispetto a questi fenomeni. Il fenomeno era nato a Hong Kong, che aveva perso quella notte quasi il 50%, il 46%, e si diffuse poi di fatto in tutto il mondo. La borsa italiana fu quella che si comportò meglio, perché perse soltanto il 6%, perché c'era ancora, era stata da poco approvata la legge sui fondi comuni di investimento, e quindi c'era ancora molto afflusso di denaro in borsa, e quindi perdemmo in Italia solo una percentuale assolutamente modesta, il 6%, rispetto ad altri paesi, America in testa, che perse appunto il 22% in quel giorno, piuttosto che Hong Kong il 46%. Fu una giornata disastrosa, 19 ottobre del 1987, era un lunedì, fu una giornata però che insegnò moltissimo. Poi un altro momento in cui e che io consiglio di analizzare, di studiare con i contenuti anche che diffondiamo noi, con i contenuti che si trovano su internet, la crisi del 2000, la crisi delle .com e la crisi del 2008-2009. Studiare le crisi significa acculturarsi su quello da cui dobbiamo guardarci. Ora siamo in un'altra fase di crisi del mercato, perché il mercato americano dal primo di gennaio ha perso circa il 20%, è entrato tecnicamente in mercato ribassista, quando supera la soglia del 20% gli americani dicono che siamo in mercato ribassista. È un momento molto delicato in cui gli operatori istituzionali dicono i nostri clienti non ci dicono di vendere, però certamente non stiamo acquistando, e quando sulla borsa non affluiscono acquisti, le borse scendono. È il momento in cui bisogna più che mai rafforzare la propria cultura finanziaria, proprio per esaminare come poter gestire al meglio il proprio portafoglio. Poi che ci si affidi a consulenti esterni, a persone di cui si hanno fiducia, va benissimo. Però ciascuno di noi deve interiorizzare una cultura finanziaria molto più profonda. In altri paesi comincia a scuola la cultura finanziaria, e da noi purtroppo non ce n'è traccia, in Italia non ce n'è alcuna traccia. Devo dire che anche in Svizzera non è che c'è molto di più, per dire la verità, ma in alcuni paesi, cito la Germania, cito la Finlandia, i paesi scandinavi, la cultura finanziaria... Il Giappone stesso. Il Giappone è elementare,
cominciano le basi dell'educazione finanziaria, lingue, educazione finanziaria e poi tutto il resto, perché potresti diventare anche un grandissimo chirurgo, un grandissimo ingegnere, un grandissimo scrittore, quello che vuoi, ma se non hai le basi di gestire entrate, uscite, investimenti, eccetera, per poi, come dici tu, affidare a persone di tua competenti, eccetera, eccetera, però conosci, però sai. Assolutamente. La divulgazione della cultura finanziaria, come stiamo facendo adesso, in questo momento in particolare, ti ringrazio moltissimo che hai ricordato il clima che c'è adesso anche dal punto di vista psicologico delle persone che sono investite, che hanno il loro denaro nei mercati, il famoso medio-lungo termine, l'investimento a medio termine, non avere fretta di guadagnare oggi, di diventare ricco con un'operazione incredibile. Questo è anche importante nella diffusione della cultura finanziaria e ci tengo tantissimo e condivido con te questo pensiero. Attenti al gatto e la volpe che c'è su internet per quanto riguarda la parola trading abbinato diventa ricco. Vero Maurizio? C'è il gatto e la volpe? Sì, il mondo è pieno di gatti e volpi, è pieno anche di persone molto serie. Diciamo che il pubblico deve saper discriminare, capisco che non è facile, deve saper discriminare attraverso un'analisi condotta molto molto scrupolosamente, molto seriamente, valutando quelle che sono le esperienze passate, i risultati passati di quello che viene presentato, chiedendo riscontro, chiedendo qualche prova e acquisendo fiducia conoscendo, quindi accrescendo la propria cultura e facendo in modo di poter diventare interlocutori degli esperti ad un buon livello, non dico al livello degli esperti, ma al livello tale da poter capire quello che dicono. Perché una cosa che riscontriamo molto spesso, Maurizio, è che ci dicono: ma quando parla il mio consulente finanziario, quando parla la persona che consiglia i miei investimenti, io ne capisco poco. Ecco, questo è un qualche cosa che va assolutamente eliminato, nel senso che se capisce poco l'investitore finale, non è lui che capisce poco, siamo noi, siamo coloro che devono spiegare agli investitori i fenomeni finanziari, a dover essere più chiari, a volere essere più chiari. Tu hai citato prima le truffe su internet, ma c'è anche una certa industria finanziaria che talvolta non è del tutto trasparente, un'industria istituzionale che ci tiene molto a fare in modo che gli investitori non siano totalmente informati, e anche se le norme si sono evolute moltissimo, sono norme che hanno accresciuto il peso burocratico, ma certamente non hanno granché contribuito a fare chiarezza nei confronti degli investitori. Condivido appieno questo tuo pensiero, anche come educatore e consulente finanziario, con questi format televisivi che facciamo, da Restart a patrimonialmente, finanziariamente, oggi economicamente, cerchiamo di invitare persone come te di cultura finanziaria per rendere semplici i termini, per rendere capibile cosa stiamo facendo e rendere, non parlare ai miei simili, perché non parlare a altri consulenti finanziari, ma parlare ai clienti che fanno altre professioni, che hanno il tempo e delegano a noi il denaro e il tempo da gestire. Quindi essere così vicini, accompagnare, semplificare, non eliminare i termini, perché alcuni termini non si possono eliminare, si chiamano così, ma cercare di spiegare, tornare sull'argomento se non è stato capito, ritornare col cliente a riparlare, ripercorrere il progetto che si è costruito insieme e rifare gli stessi punti. La cultura finanziaria è pazienza, senza pazienza non si ha. Io non ho mai visto nessun contadino che ara il campo, toglie i sassi, dissoda il terreno, semina e raccoglie il giorno dopo. Così come nel trading, vero Maurizio? Non è così? Assolutamente, nel trading si raccolgono i frutti gradualmente, accettando che ci sia una sequenza di operazioni la cui sorte è inevitabilmente di avere alcune operazioni in perdita che vanno accettate e altre operazioni in profitto
dove il segreto è fare in modo che i profitti nel medio termine siano superiori alle perdite. E scoraggiarsi perché tre operazioni di seguito sono in perdita in un sistema di trading significa non voler capire a fondo qual è la cultura che sta dietro il trading. Il trading è una cultura di tipo statistico-scientifica, è una cultura che si basa su statistica del passato. Ovviamente non può garantire i risultati del futuro, ma può fare in modo di voler proseguire una sequenza positiva del passato. E tutto il trading è basato su questa cultura, è basato sul fatto che nel passato determinati sistemi hanno dato determinati risultati. Ma non li hanno dati dalla sera alla mattina, non li hanno dati in 10 giorni, li hanno dati con la costanza. C'è un grande investitore mondiale, Warren Buffett, che dice che il grave problema degli investitori del mondo è quello di voler fare soldi in poco tempo. Fare soldi in poco tempo è il sogno di tutti, perché tutti quanti sogniamo di vincere alla lotteria. La lotteria però ha una bassissima probabilità, guarda caso. Ci fa vincere milioni, ma ha una bassissima probabilità. L'elastico fra probabilità e vincita e guadagno è un elastico di cui dobbiamo tener conto. La lotteria è un elastico dove da una parte c'è una grossa somma e dall'altra parte c'è una probabilità infinitesima. Nel trading dobbiamo fare in modo di accorciare quell'elastico e far sì che da una parte ci sia una probabilità molto alta di un guadagno costante ma moderato, perché moderato perché deve contenere il rischio, perché sul mercato il mercato non ci regala nulla e se vogliamo guadagnare 10 rischieremo 10,5 perché rischiamo 10 più i costi che ci vuole per tenere in piedi All'esempio che ho fatto prima, che lo porto sempre in ambito di educazione finanziaria, il contadino ha seminato e poi spera che la stagione sia non troppo piovosa, non troppo secca come stiamo vivendo in questo momento qua, di arsura e di campi, spera che non grandini, ma se grandina deve avere l'assicurazione che lo protegge da questo imprevisto per avere un raccolto. La stessa cosa nell'ambito del trading, dell'educazione finanziaria. Ci deve essere questa cultura di resilienza, di pazienza, un aspetto psicologico anche, di tenuta psicologica, come dicevi giustamente tu. Ho due operazioni aperte in perdita e una in attivo, mi lascio prendere dallo sconforto, dico chiudo tutte le posizioni e arrivederci. Non è così, non è così l'approccio anche dal punto di vista mentale. Assolutamente, anzi, hai toccato un argomento fondamentale. Io insegno dinamica mentale dal 2003. La dinamica mentale è una scienza che mi ha permesso di diffondere alle persone che operano sui mercati, anche a persone professionisti che operano sui mercati, come pure a trader retail, a investitori, la cultura della resilienza dal punto di vista mentale. È una cultura assolutamente fondamentale. Io la chiamo la dinamica del successo perché è applicabile non solo agli investimenti, ma anche alla vita quotidiana, alla vita personale e alla vita professionale. La dinamica mentale è una scienza che ci aiuta a capire e a entrare nel merito dei fenomeni e a comprenderli da dentro e ad avere quindi la forza di poter affrontare la realtà. E questo negli investimenti, nel trading, nella gestione del denaro in genere è assolutamente fondamentale. Io acquisii questa cultura nel 2000 grazie ai ricercatori dell'Università di Zurigo che fecero un lavoro splendido, meraviglioso di sintesi di quello che era la dinamica mentale, degli studi che erano avvenuti nel mondo e nei primi 3 anni l'ho adoperata su me stesso, l'ho applicata a me stesso e oggi faccio 19 anni di insegnamento dedicati anche alla cultura della dinamica Che ci mentale. sta La dicendo dinamica. adesso Maurizio è l'importante della cultura anche di filosofia orientale, sai che pratico arti marziali, anche di essere qui ed ora, cioè concentrati sul momento della dinamica, non proiettato nel futuro, non nel passato, ma qui ed ora. Nel momento del trading è importante, sì, studiare
studiare il passato, avere una prospettiva sul futuro, ma essere qui centrati ora, in questo momento, giusto Maurizio? È una similitudine applicabile nel trading? Sì, assolutamente, cioè è la focalizzazione. La dinamica mentale serve appunto a crescere la consapevolezza di sé nell'essere focalizzati verso un certo obiettivo. Ci si dà un obiettivo e mentalmente si stabiliscono quali sono le tappe di quell'obiettivo. Ci sono una serie di figure mentali, va bene, che favoriscono tutto questo. È una scienza, non c'è nulla di esoterico nella dinamica mentale. È una scienza applicata che dà un risultato molto significativo di tenuta mentale, di resistenza mentale, di focalizzazione sugli obiettivi. Io la consiglio caldamente a tutti coloro che gestiscono denaro, a tutti coloro che investono denaro, o anche a imprenditori, a professionisti, a persone che hanno degli obiettivi da raggiungere sul proprio lavoro, a dirigenti, a impiegati che hanno incarichi di responsabilità. Chi ha una responsabilità, anche familiare, anche personale, deve essere consapevole di quella responsabilità e deve focalizzarsi su essa, dandosi degli obiettivi. È una scienza per una cultura personale, si parte dalla famiglia, dal suo ambito, per poi tramutarla in cosa faccio. Posso essere un medico, un imprenditore, come dicessi, gestisco un'azienda, 20 collaboratori, 50, 100, 1000, ho responsabilità di famiglie, ho un'impresa che mi è stata tramandata dal punto di vista del passaggio generazionale. Focalizzarsi, avere degli obiettivi, avere una mente concentrata e di qui ed ora aiuta contro le avversità che ci sono. Adesso stiamo vivendo un periodo, come dicono tutti, di acque inesplorate, inflazione, materie prime, i prezzi, la guerra, tutto quello che vuoi, mancano solo le cavallette. Ah no, in Sardegna ci sono state anche le cavallette, l'invasione delle cavallette, quindi anche le cavallette bibliche ci sono, ma in qui ed ora è importantissimo, e avere anche dei riferimenti di persone come te che diffondono la cultura di educazione finanziaria da 40 anni è importantissimo. Ripeto, queste trasmissioni non sono sollecitazione di risparmio, ma solo di diffusione della cultura dell'educazione finanziaria. Una parola però, Maurizio, ancora su questo che c'è ancora dopo tanti anni. Ecco qua i professionisti che collaborano con te, li vediamo qui sul sito, alcuni li conosco, ho avuto l'onore di poter partecipare a qualche webinar, io stesso, anche ai tuoi, per aumentare la mia conoscenza e la mia cultura, perché o ti formi o ti fermi, vero Maurizio? Se non ti formi continuamente, sei come tu da 40 anni, dobbiamo prendere esempio da te, continuare a essere, oltre che formatore, anche uno studente, vero Maurizio? Essere sempre studenti. Assolutamente, non si finisce mai di imparare, e ogni giorno che passa dobbiamo avere come obiettivo quello di aver imparato qualche cosa. Questa è la cultura è fatta di questo, la cultura è fatta di continuo desiderio di acquisire, continuo desiderio di imparare. Io ho contatto e sono iscritto con l'Istituto Svizzero della Borsa che dirigo decine di servizi, molti dei quali a pagamento, molti dei quali con sottoscrizione, dove leggo commenti, leggo analisi fatte da altri, per fare in modo di acquisire continuamente cultura, confrontare la mia cultura, che certamente dopo 40 anni si è sviluppata in modo significativo, ma confrontarla continuamente con gli altri, in modo umile, perché l'umiltà è la base della cultura, anzi dovremmo cercare di fare in modo che nel mondo ci fosse una maggiore iniezione di umiltà, forse se così facessimo eviteremo i carri armati alle frontiere, eviteremo molte cose, eviteremo molte cose che oggi non ci piacciono, una bella iniezione di umiltà per acquisire cultura, questa è la ciò a cui dobbiamo puntare, è il sogno a cui dobbiamo puntare per fare un mondo migliore. Sull'argomento che mi sta a cuore. La cultura è fatta di mille cose, no? Piccole cose. L'argomento che mi sta a cuore, la conoscenza della cultura finanziaria per difendermi dal gatto e la volpe.
se ho conoscenza, lo individuo il gatto e la volpe che mi dice seppellisci qua i tuoi soldini e diventa ricco. Quindi con le basi di conoscenza devono esserci e poi non si usa più, abbiamo ancora qualche minuto da stare con te, abbiamo 3 minuti, la parola che non mi piace, che è ancora gioco in borsa. Non mi è mai, cioè, vado e gioco in borsa. Maurizio, non è un gioco, vero, il discorso di affrontare i mercati? Assolutamente, no, non è un gioco. Il gioco in borsa è un qualche cosa che si diceva una volta, si usa ancora, giocare in borsa, ma non è assolutamente un gioco. Si gioca al casinò, si gioca d'azzardo. In borsa non si gioca d'azzardo e non si gioca proprio. In borsa si investe con raziocinio, si investe con umiltà, si investe con una buona dose di conoscenza e di cultura. Si investe in modo da poter accrescere consapevolmente e costantemente un proprio patrimonio senza fare sogni o voli pindarici di sorta, semplicemente focalizzandosi su obiettivi consecutivi, su obiettivi graduali, facendo un piano serio di accrescimento del proprio patrimonio, del proprio capitale, misurando attentamente il rischio che voglio affrontare, perché la misurazione del rischio mi dà anche implicitamente la potenzialità del rendimento del mio patrimonio. Senza rischio non c'è rendimento, ma devo misurare il rischio per capire, punto uno, quello che io voglio realmente affrontare, perché quel rischio comunque lo dovrò affrontare, e se sono in grado anche mentalmente di affrontarlo. Se sono in grado mentalmente di affrontarlo e l'ho misurato nel modo giusto, allora potrò parlare di rendimento, rendimento graduale nel tempo, rendimento che permette l'accrescimento costante del proprio patrimonio. Maurizio, la puntata è volata, mezz'ora di economicamente è volata con te, vuol dire che ho preso ancora da te la parola che farò mia sempre di più, perché sono un po' pavone, questo è vero, dal punto di vista dell'umiltà, quindi l'umiltà. E però ti dedico la frase di chiusura ringraziandoti, il sito l'abbiamo visto, i riferimenti di Maurizio ci sono, un riferimento di un tuo sito, se vogliamo darlo al volo, così ce l'hanno per chi ci ascolta. Un riferimento, scusa? Il tuo sito io consiglio mauriziomontieditore.it, www.mauriziomontieditore.it. Eccolo qua, grazie regia. Eccolo qua, dove ci sono tutti i tuoi canali, tutte le tue... Esatto, tutti i canali. Chiama i webinar, c'è una webinar TV 24 ore, che è quella di Segnali di Borsa, lo trovate sotto nel sito, segnalidiborsa.com, che è una webinar TV 24 ore. In qualsiasi grazie. Momento c'è un webinar. Ti dedico la frase che conclude questa puntata così di educazione finanziaria, è questa qua. Se il passato ti crea sofferenza, sappi che non è qui. Se il futuro ti crea preoccupazioni, sappi che non è qui. Se solo quest'attimo ha valore, questo solo esiste, accoglilo. Ora è tutto ciò che è. Quindi applichiamolo. Ora è tutto ciò che è. Ringrazio tantissimo l'editore Maurizio Monti e vi auguro una buona giornata e a domani un'altra puntata di Economicamente.